Mister Giuseppe Amato, adesso del calcio, è corretto dire che le sostituzioni effettuate sono state più rivolte alla gestione dell'energia in vista del prossimo match che al tentativo di rimettere in piedi la gara? No, inizialmente no, sono state rivolte a provare a recuperare una partita che vabbè, era sotto di 2-0 e con il passare del tempo non avevo l'impressione che si potesse in qualche maniera modificare attraverso alcune possibilità la pericolosità, o si potesse alzare il livello di pericolosità, o meglio, per quello che ci avevamo a disposizione ci abbiamo provato, perché abbiamo messo Ripa, che è l'attaccante esperto, Guarracino, poi Suciu, un'esperienza in una partita dove magari nel secondo tempo il Bari ha provato solamente a ripartire, come in occasione del secondo gol che abbiamo subito, perché abbiamo subito due gol in ripartenza, e poi anche un pochettino anche in vista della partita successiva, quando hai Berardocco in diffida, giochi ogni tre giorni, devi pensare anche a limitare quelli che potrebbero essere i danni successivi. Quindi diciamo che è stata più che altro una concomitanza di cose. Giovanni Donnarumma, Vivicentro, approccio autorevole, importante, ma paghiamo qualche disattenzione nei momenti cruciali della partita con episodi contro, mentre pesa come un macigno quello del rigore a favore negato nel primo tempo. Beh, gli episodi, parliamo sempre delle stesse cose, fanno la differenza. E se ti cambiano in positivo, ovviamente la piega cambia di una partita che sulla carta vede due squadre completamente diverse, con dei valori completamente lontani, che però mi sento di dire che questa sera non si è visto. D'altra parte, come giustamente sottolineava nella domanda, la squadra ha approcciato bene. La partita l'ha fatta, abbiamo preso un gol allo scadere del primo tempo, forse siamo stati un po' troppo lassi, e dopo un minuto e 26 nel secondo tempo una ripartenza magistrale. Bisogna dare anche merito all'avversario, ma sicuramente c'è una compartecipazione di errori, perché in queste gare devi essere perfetto, non devi sbagliare nulla per portare a casa un risultato positivo. Poi nella gara perfetta riesci a portare via anche e a concretizzare in quelle situazioni dove ti sei affacciato all'area di rigore. Non sono state poche, non sto qui ad elencare, ma tra Borrelli, il palo di Vallocchia, la palla inattiva del calcio d'angolo, quindi ci è mancato l'ultimo passaggio, ci è mancata la sensibilità. D'altra parte è importante cercare di non sbagliare nulla se vuoi portare a casa un risultato positivo con squadre come il Bari. Natale Giusti, Vivicentro, una sconfitta che non pregiudica l'obiettivo playoff della Juve Stabia, dovendo rimproverare qualcosa ai suoi, su quale aspetto della prestazione si soffermerebbe? Beh, in realtà se me l'avessero chiesto prima il tipo di gara, e se i miei avessero fatto una gara di questo approccio, di questo temperamento, credo che avrei sottoscritto, perché in realtà non possiamo dire che abbiamo subito più di tanto. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, ma è giusto anche che fosse così. Ma credo che nella larga gestione della partita i miei ragazzi hanno fatto quello che potevano e quello che dovevano. Poi nell'ultimo passaggio, nella precisione, nella rifinitura, probabilmente lì punterei un po' il dito, ma in realtà stiamo parlando di dettagli che ovviamente non so quanto possano essere migliorabili. Davide Soccavo, stessa domanda sui cambi, quindi la saltiamo. Francesco Maresca, Sport Report Magazine: è stata una Juve Stabia di grande intensità nonostante la poca qualità intravista nei singoli. In che modo, se sì, secondo lei questa sconfitta ridimensiona le attuali ambizioni della società, considerando che non si è vinto con nessuna delle squadre che attualmente la precedono in classifica? Abbiamo già parlato di questo aspetto già altre volte. Vabbè, ma perdere contro il Bari, voglio dire, non è che adesso andiamo alla ricerca di un obiettivo diverso perché abbiamo perso una partita contro il Bari.
lo sport è anche questo, ci sta anche di perdere contro una squadra che ti precede di diversi punti, che ha dei valori oggettivamente riconosciuti di qualità superiore alla media e che forse non fanno parte neanche di questa categoria, al di là delle assenze, ma oggi avevamo Cianci che è il bomber della Serie C, che è di squadre di Serie A, di Antenucci che non c'entra nulla, è inutile stare qui a fare l'elenco. Quindi se partiamo da questo presupposto parliamo anche, nasce un po' di presunzione che forse non è il momento di tirar fuori. È vero, non bisogna accontentarsi, bisogna cercare il risultato contro chiunque, ma credo che l'abbiamo fatto. Poi ci sono i limiti oggettivi e soggettivi che non si possono modificare e quindi va preso per quello che è, ovviamente con l'intento di continuare, perché il nostro obiettivo non è svanito e non cambia di una virgola rispetto alla partita che abbiamo appena fatto. E infatti, Pasquale, ti volevo fare i complimenti comunque per la tua Stabia. È inutile la mia domanda, dopo quello che tu hai detto, cioè la differenza l'ha fatta il tasso tecnico. I due gol sono, credo, la sintesi di questa differenza. Il secondo, per come è stato preparato, per come è stato realizzato, credo che sotto questo aspetto metta tutti un po' la forza. Direi di sì, il primo gol al 43esimo, se non vado errato a mente, anche oltre, è stato un taglio in diagonale di Marras che ha ricevuto una palla di una ventina di metri rasoterra all'interno dell'area, forse lì possiamo andare alla ricerca di una responsabilità tra reparti, perché è passata facilmente senza nessuna possibilità di essere in qualche maniera, contrastata, e poi Marras ha terminato con un controllo e con un tiro magistrale. Un po' di fortuna, il portiere l'ha toccata, sarebbe potuto andare fuori, ma è la ripartenza, una ripartenza magistrale condotta da giocatori che riescono a controllare ad una velocità così alta la palla e a portare a termine una ripartenza di 40-50 metri. Quindi è vero che si può migliorare anche sotto questo aspetto, ma con una squadra, diciamo così, tra virgolette, normale, forse non l'avremmo presa. Grazie mister. A voi, grazie, arrivederci.